bambino, vedete, sta con grande abilità spostando il suo tablet. Adesso però, con una rivista, sta mimando esattamente lo stesso gesto, cioè sta stringendo la mano per rimpicciolire l'immagine, ma non funziona. Oppure la bambina sta pigiando con il suo ditino sulla rivista, ma si accorge che forse è rotta, non funziona, perché non succede nulla rispetto all'imprinting che lei aveva. Quindi potremmo dire che dal punto di vista dei nativi digitali, come li chiamiamo, la rivista che adesso vediamo in questo momento, in fondo è un tablet rotto, perché la bambina pigia ostinatamente sull'immagine, ma l'immagine non si ingrandisce, non si muove, non si anima, non dà il suono, cioè tutte quelle cose a cui il bambino si è abituato usando il tablet. E credo che questo sia, ecco, se lo vediamo di nuovo sul tablet, vediamo invece la naturalezza con la quale viene spostato l'immagine, essere addestrato a riconoscere dalla madre il significato delle immagini, delle parole attraverso proprio un iPad, attraverso un tablet di questo genere. Cari amici, siamo arrivati.